Ta-dan! Questo libro sono io. Per me scriverlo è stata anche una sorta di terapia. Libro come le stelle, il mio primo romanzo. Sono abbastanza stanca di leggere delle cose da parte di fanpage. Sarò sincera, in particolare del mio ex. Se mi sono rifidanzata con un'altra persona vuol dire che ora sto meglio. Se mi sono lasciata vuol dire che le cose non andavano bene. Proprio delle sopracciglia di me. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento dedicato a TG Talk, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Oh mio Dio, sono super emozionated. Marta Losito è stanca degli insulti contro Gianmarco Rottaro e Zoe Massenti ha scritto un libro. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? La mascherina! Ti devi mettere la mascherina, punto! Ragazzi, nuova puntata di TG Talk e nuove cose shock, e fa anche rima, che vi devo raccontare. Oggi ragazzi partiamo subito col botto, letteralmente col botto, perché parliamo di una coppia super chiacchierata di TikToker. Loro sono Gianmarco Rottaro e Marta Losito e il loro amore continua sempre imperterrito ad essere un amore un po' tormentato. Ma perché definisco tormentato l'amore che c'è tra Marta Losito e Gianmarco Rottaro? Beh ragazzi, diciamo che dobbiamo un po' dare la colpa a quelle fanpage che amavano incondizionatamente i Valarta, e cioè la coppia formata da Valerio Mazzei e Marta Losito, che però ragazzi, penso almeno da un anno, non esiste più, cioè ormai ci siamo lasciati alle spalle la fantasticissima coppia Valarta. Infatti le fanpage di Valerio Mazzei e Marta Losito si chiamavano proprio Valarta, che ne so, la mia vita, insomma, Valarta. Una parola che fa rabbrividire e infastidire il nuovo fidanzato di Gianmarco, sì, di Marta Losito, e cioè Gianmarco Rottaro, perché insomma, ok, va bene che tutti quanti noi abbiamo avuto un passato, tutti quanti noi abbiamo avuto un ex, o comunque insomma qualcuno, perché c'è gente che gli ex non ce li ha avuti, ma dettagli, cioè vi capisco ragazzi, un bacio, il mio cuore è vostro, vi abbraccio virtualmente, lo so, non preoccupatevi, meglio soli che mal accompagnati. Detto questo, vi dicevo, ok avere un passato, ok avere avuto una relazione con una persona molto conosciuta, più famosa magari di Gianmarco Rottaro, però insomma, essere sempre e perennemente paragonati e messi alla prova e a confronto con l'ex della tua fidanzata attuale non è una cosa carina, quindi capisco anche il fastidio che prova Gianmarco Rottaro, perché ok una volta, ok due volte, ma se oltre dopo un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, 50.000 anni tra un po', che Marta si è lasciata con Valerio, ancora le fanpage continuano insomma ad andare contro il nuovo fidanzato di Marta Losito, anche basta, ecco. E così, di fronte a questa ennesima volta in cui Gianmarco Rottaro viene attaccato dalle fanpage Valarta, beh, Marta Losito, la diretta interessata, ha deciso di fare una diretta Instagram nella quale si è un po' sfogata con tutti i suoi fan, dicendo che basta, cioè questa situazione le sta abbastanza stretta, non ce la fa più, e soprattutto Gianmarco non ce la fa più ad avere a che fare con fanpage e persone che continuano a dirgli che insomma era meglio Valerio, Marta stava meglio con Valerio, mentre lui insomma è quel che è. E così vediamo una Marta Losito stanca, super stanca da questa situazione perché non ne può più, e diciamo che lo fa ben capire in questa diretta. Guardate. Sono stanca perché anche lui ha dei sentimenti, sta benissimo con lui,
Sto solo cercando le parole giuste per potervelo dire, per non essere scortese. Sono abbastanza stanca, soprattutto di leggere delle cose da parte di fanpage di altre persone. Sarò sincera, in particolare del mio ex, cioè fanpage sue, non lui, intendo le sue fanpage, attaccano il mio attuale ragazzo. Questo perché non si sa, nel senso che comunque la mia vita privata deve essere tale, soprattutto perché non sapete che cosa c'è dietro magari a un cellulare o a quello che mettiamo ogni giorno. Detto questo, siete molto 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 cattivi, molto scortesi e molto maleducati, soprattutto perché non sopporto le bestemmie inutili, così tante parolacce, così tanta cattiveria sotto i post miei, di Gian, o dei nostri insieme. Avete screditato, io parlo delle sue fanpage, sì. Avete screditato Gianmarco sotto il post del suo merch, circa 2 mesi se non di più, quindi complimenti. Avete tirato fuori un discorso che assolutamente non serviva e invece di andare a sostenere il vostro idolo, avete commentato inutilmente sotto una foto di un'altra persona. Quindi io direi che le fanpage e le persone che sostengono Gianmarco, cioè nel senso le fanpage e le persone che sostengono Gianmarco scrivono sotto i post di Gianmarco, se invece non sei una persona a cui piace lui o a cui piaccio io, puoi tranquillamente commentare sotto i post delle persone che ti piacciono. Detto questo, io sono una che lascia parlare, sono una persona che dà libera, cioè dà molta libertà sotto i miei post, sotto i miei TikTok, non rispondo quasi mai, se rispondo è perché sono casi estremi. Cioè le cose le vedo e vedo i nomi delle fanpage e fatalità sono tutte fanpage del mio ex. Quindi sono abbastanza stanca che venga, diciamo, visto come il lupo cattivo il mio ragazzo attuale, visto che assolutamente se mi sono lasciata e se mi sono rifidanzata con un'altra persona, vuol dire che ora sto meglio e vuol dire che con questa persona sto meglio, perché se mi sono lasciata vuol dire che le cose non andavano bene. Io sono una persona umana, ho anch'io dei sentimenti e non vado in base a quello che piacciono che piace alle persone che mi seguono. Perché sono io, sono vera e non mi va di creare relazioni finte, pur di piacere. Quindi se non vi piacciamo, esiste un tasto chiamato smetti di seguire. Innanzitutto, ragazzi, grazie alla pagina Vanity News. Loro sono un pezzo del mio cuore, ma penso che siano un pezzo del cuore di tutti noi amanti di TikTok Italia, perché sanno sempre tutto, ragazzi. Al bacio Vanity, XOXO, Vanity Girl. Bellissimo. Ora però veniamo alle considerazioni su tutta questa vicenda. Come vi dicevo già all'inizio del video, insomma, è da mesi e mesi e mesi che sentiamo parlare Marta Losito e Gianmarco Rottaro di questa situazione, del fatto che ci siano fanpage che vanno sempre contro Gianmarco, che tutti quanti amavano Valerio e Iva Larta. Ok, ragazzi, va bene tutto quanto, però si è fatta una certa, cioè. Veramente, io penso di aver fatto un video del genere a febbraio, infatti ve ne sto riproponendo un altro a distanza di mesi, perché sono passati 8 mesi, ma la situazione non è cambiata. Questo potrebbe anche essere dato dal fatto che chi c'è a capo di quelle fanpage che stupidamente vanno ad insultare, ad attaccare Gianmarco Rottaro, a pochi anni, nel senso magari sono anche ragazzini che non si rendono conto che ok, vi è piaciuta tantissimo, è piaciuta a tutti quanti noi la coppia Valarta, perché Valerio e Marta stavano benissimo insieme il loro viaggio a Parigi, cioè mi vengono in mente tantissime cose che abbiamo visto anche qui su YouTube, che è ovvio che ci hanno fatto un po' volare verso l'infinito e oltre, ci hanno fatto innamorare tutti quanti, però la vita va avanti, cioè sappiatelo, le persone si possono lasciare. Possono aver avuto dei problemi oppure no, possono rimanere amici. Fatevene una ragione, se la sono fatti pure Valerio Mazzei, che penso abbia una fidanzata, forse, chi lo sa, staremo a vedere. E allo stesso tempo Marta Losito ha trovato la sua felicità e stabilità con Gianmarco Rottaro. Punto stop. Detto questo, però, vorrei dire anche un'altra cosa, ed è proprio un messaggio da parte di nonno Fabrizio nei confronti di Marta e Gianmarco. Ragazzi, parlo proprio a voi, se mai guarderete questo video. Non lo so, se voi siete fan di Gianmarco e Marta, fategli sapere questa cosa.
basta avere a che fare con queste cose, cioè basta dare peso a queste fanpage che magari vi veicolano della negatività, dei messaggi negativi, cioè sti gran cavoli, fateveli scivolare addosso completamente, anche perché state bene insieme, siete belli, siete giovani, siete una bellissima coppia, portate tanta positività sui social, ma chi se ne frega se 2, 3, 4, 5.000 fanpage vi dicono tu stavi meglio con Valerio, tu non stai bene con Marta, ma sti gran cavoli e sti cazzo. Anche perché già ho visto dei commenti qua e là sul web, tante persone dicono sì vabbè ma questi ogni volta parlano delle fanpage di Valerio Mazzei perché non hanno argomenti, e questa cosa è una cosa bruttissima perché io non penso che tu Marta e tu Gianmarco non abbiate altri argomenti da tirar fuori sui social, perché siete dei ragazzi molto interessanti, fate delle cose bellissime, quindi parlate di voi, parlate di quello che fate, non date retta a queste fanpage che magari non sanno che fare, non sanno se chiudere quella fanpage oppure no e continuano a pubblicare post, video dedicati ad una coppia passata che non esiste più. Voi vivetevi la vostra di vita. Molto bene, i consigli di nonno Fabrizio possono finire qui, quindi Gianmarco, Marta, continuate per la vostra strada, parlate delle vostre di esperienze, non state a guardare il passato e le cose cattive che le persone dicono sul web. Lasciate correre. Adesso però cambiamo completamente argomento e parliamo finalmente di TikToker all'opera con i loro libri. Cioè, li scrivono loro? Li fanno loro? Sì, no, non lo so ragazzi, ma non siamo qui per dire questo. Siamo qui per parlare di un nuovo successo letterario, o meglio, deve ancora uscire nelle librerie, negli online store, ma io le auguro tanta felicità perché parliamo proprio di Zoe Massenti, che in questi ultimi mesi è stata molto vicina a qualcuno dei Q4, perché in tantissimi mi avete detto: ma lo sai che Zoe Massenti e Diego Lazzari non ce la raccontano giusta? Però ragazzi, mi spiace dirlo, ma credo che Zoe e Diego non stiano insieme, ma ne parleremo in un altro video. Detto questo, dopo il successo grandissimo dei Q4, che senza firmacopie, o meglio, adesso li stanno penso facendo, però anche solo senza i firmacopie, sono arrivati a più di 10, 11, 12 mila copie del loro libro vendute. E allo stesso tempo, cosa succede? Che dopo forse qualche settimana, allora a inizio settembre, credo, proprio i Q4 hanno pubblicato il loro libro, Fratelli per caso, se non mi sbaglio, ma forse mi sto confondendo. Avrei tanto voluto fare un video reaction, quindi leggere magari insieme a voi questo libro, non lo so, fatemelo sapere se può interessarvi ancora, oppure no, è troppo tardi, non lo so, fatemelo sapere. Ma adesso, il 29 settembre, esce un nuovo libro di Zoe Massenti e si chiama Libera come le stelle. Tutto questo, tutto questo bellissimo progetto del libro è stato annunciato dalla stessa TikToker che attraverso i suoi profili social ha deciso di dare la bellissima notizia a tutti i suoi fan. Guardate. Buon pomeriggio a tutti. Oggi sono qui perché è una grande notizia sia per me che per voi. Tadan! Finalmente posso farvelo vedere. Sono 8 mesi che lavoro a questo progetto. Sono qui perché voglio raccontarvelo, anche se è molto importante, anche un po' difficile per me. Qui dentro ci sono io, questo libro sono io. L'ho scritto piangendo in lacrime alle 3 di notte e ci ho messo tutta me stessa dentro, ma non solo a livello di impegno, proprio dentro il libro, leggendolo. Capirete tante cose di me, tante cose che non sapete, che non vi ho detto, scoprirete un po' tante parti nascoste di Zoe. Mi sono messa a nudo scrivendolo e è per me una cosa molto molto importante. Questo libro è la mia vita, è tutta la mia vita e sono straorgogliosa e fiera di me e non vedevo l'ora di farvelo vedere perché è fantastico. Libera come le stelle parla di questa ragazza che si ritrova a vivere la separazione dei genitori e in particolar modo racconta il rapporto che ha lei con il padre a causa di questa situazione, spiega come è cambiata la sua vita, ci fa vedere insomma come sono le sue giornate, ci racconta delle persone da cui è circondata, l'amicizia che per lei è il sentimento più importante.
E inoltre diciamo che ci ho aggiunto un pizzico di romanticismo perché parla anche di amore, di un amore inaspettato, perché Denise non crede molto nell'amore data la sua situazione. E quindi chissà, vedremo se andrà a finire bene, se sarà qualcosa di inaspettato che la sorprenderà. Inizialmente non sapevo se dirvi che quello che c'è scritto qua dentro riguarda me, che quello che ho messo qua dentro sono fatti realmente accaduti, che Denise sono io, che le sofferenze che prova lei sono le stesse che ho provato io, perché comunque non è una situazione di cui riesco a parlare troppo tranquillamente, è una cosa mia che mi ha fatto male, per la quale sono stata molto male e che è sempre stata solo mia. Quindi non ero molto sicura di questo, però mi sono convinta perché è anche la cosa più bella del libro, il fatto che sia puro, vero, e che le emozioni che sono scritte qua dentro sono cose realmente successe che ho provato. Per me scriverlo è stata anche una sorta di terapia, perché ho tirato fuori emozioni e situazioni che invece avevo sempre tenuto dentro di me perché parlarne mi faceva male. E quindi questo libro mi ha dato tantissimo e spero possa dare tantissimo anche a voi. Spero che magari leggendolo possiate riscontrare dei problemi, possa aiutarvi, possa farvi bene, possa strapparvi un sorriso. Io spero che siate fieri di me perché io lo sono davvero tanto e niente, sono felicissima di dirvi che il 29 settembre uscirà in tutte le librerie d'Italia Libera come le stelle, il mio primo romanzo, e dobbiamo spaccare tutto perché me lo merito e che lui se lo merita. Molto molto bene ragazzi, non vedo l'ora di vedere questo bellissimo libro, anzi fatemi sapere se magari potrebbe interessarvi un video dedicato al libro di Zoe Massenti. Detto questo però, intanto Zoe, tantissimi auguri per questo tuo bellissimo progetto, sono sicuro che sarà un successo perché sei una ragazza in gamba. Chiusa parentesi, detto questo, le notizie shock per oggi non finiscono qui, o meglio, finiscono qui, ma vi lascio con una pulce nell'orecchio, perché Zoe Massenti non è l'unica ad aver deciso di pubblicare un libro quest'anno, nel 2020. E infatti un'altra famosissima TikToker è pronta a fare uscire il suo capolavoro, il suo romanzo dedicato, indovinate un po' a che cosa? Sì. Avete capito molto bene, se mi state leggendo nel pensiero, perché questa famosissima TikToker ci parlerà di corna. E no, non si tratta ovviamente di Giulia Dell'Ellis. Questa però è tutta un'altra storia e la vedremo nel prossimo TG Talk. Adesso però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate sia di Marta Losito e Gianmarco Rottauro, di tutta questa diatriba che c'è ancora con l'ex Valerio Mazzei, e poi del nuovo nuovissimo libro di Zoe Massenti. Il video può finire qui e spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.